Solo un taxi in Italia ti porta gratis a destinazione. Sali sul taxi giusto, rispondi alle mie domande e vinci un sacco di soldi. Sbaglia tre volte e sei fuori dal gioco. E io ti caccio dal taxi. Occhio, perché potresti essere proprio tu il prossimo concorrente di Cash Taxi. Salve. Salve. Via Carini 8. Dove? Via Carini 8. Benvenuti su Cash Taxi! Ciao Marco! Ciao, Daniela, ciao. Questo è l'unico taxi che a Roma ti porta a destinazione gratis. Ma è anche un quiz! Di qui a destinazione vi faccio delle domande. Ogni risposta esatta accumulata del denaro, e io quel denaro ve lo pago cash una volta arrivati. Non è male, eh? Se accettate, cinturone di sicurezza, si parte. Accettate? Sì, sì, e allora si parte! Come vi chiamate? Daniela. E Danilo. Non è difficile. Che fantasia! Le prime 5 domande, abbastanza facili, valgono 20 euro l'una. In quale animale si trasformò Pinocchio? In un asino. In un asino, esatto. Ho detto che dovevamo discutere. Ma vite il verbo, ma che care. Allora vuol dire che siete fidanzati, Danilo e Danila, sì. Ma la cosa importante è che state insieme da poco. No, in realtà no. Quanto? Quasi 3 anni. E vi tenete ancora così per male? Ma che vuole? Va bene, vai. Altri 20 euro, prossima domanda. Vai. Ecco, quando siete felici così, sì, che cosa toccate con un dito? Il cielo. Guarda come si guardano gli occhi a forma di cuoricino e dicono il cielo. Esatto, il cielo. Allora siamo a 40 euro. Passiamo subito alla terza domanda. Facile. Qual è l'unico dito il cui nome allude alla sua posizione? Il medio. Siamo tranquilli? Sì, sì. Esatto, è il medio. Bene. Allora, siete a 60 euro. Io vi faccio ancora una domanda da 20 euro. Qual è l'unico mese che comincia con 2 ricorrenze consecutive? 5, 4, 3, 2, 1. Gennaio. Gennaio! Ma come inizia il suo? Il primo gennaio che festa è? È il primo dell'anno. E la seconda, il 2? È il secondo dell'anno. Ah, certo, è il 3, tutti i giorni. È novembre. Il primo novembre, il 2 novembre. Ogni santi e giorno dei morti. Siete a un errore. Questo quiz ha 2 aiuti. Uno è una telefonata da questo cellulare a chi volete voi, ok? L'altro aiuto è l'aiuto dei passanti, ok? Come la fortuna che abbiamo. Attenzione, l'altra regola di questo gioco è che al terzo errore perdete tutto ciò che avete accumulato. Io mi fermo e vi caccio dal taxi. Mancano 4 km e 300 metri. Vai. L'ultima domanda da 20 euro è questa. Come si chiama il cane bracchetto più famoso dei fumetti? È l'unico cane? Sì. L'accendiamo. Ma che volete accendere il bracchetto? Voglio andare fuori a cane. Sì, Snoopy. Quindi? Snoopy, esatto! Bravi! Siete a 80 euro, ragazzi. Okay. Come si fa a guadagnare i soldi qua? Le prossime 5 domande sono leggermente più difficili, ma ogni risposta esatta accumulate 50 euro. La prima è questa. Da quante sillabe è formata la parola paese? Che lavoro fate? Quando tu vai a casa. Illustratrice. Io sono architetto. Ah, bello. Architetto, l'altro illustratrice di che? Di libri per l'infanzia. Ma dai, bellissimo. Quindi fai disegni tutto il giorno. Sì, sì, diciamo che scarabocchia tutto il giorno. Sì, sì. E anche tu però. Io per scarabocchia. E quindi, voglio sapere,
da quante sillabe è formata la parola paese? Siamo d'accordo? Sì, siamo d'accordo sul paese. Codico piano? Giusto. Esatto. Bene, allora siete a 130 euro. Mancano 3 km e 600 metri. La prossima domanda, altri 50 euro. Quanti anni compierebbe nel 50 dopo Cristo una persona nata 50 avanti Cristo? Allora, bisogna calcolare l'anno 0. 15 secondi. L'anno 0. Dovrebbe essere 100, perché 50 al contrario. Quindi sono 10. Più 5. Se 99. 9. 90. Se nasce nel 50. 8. 99. 7. Perché 99? 6. Ah, perché l'anno. L'anno in cui 90, non nasce. 3. 92. Diciamo. 99. Il ragionamento. Esatto. Grande. 180 euro. E la terza domanda da 50 euro è questa: cosa si alza per 4 volte al giorno? Avete gli aiuti, ragazzi? Non può essere. Non può essere. Facciamo una chiamata. Una chiamata. Chi siamo? Non lo so. Mia sorella. Che figo. Pronto? Ileana? Ile? Chi è? Sono Danilo. Oh Dani, perché è privato? Abbiamo preso il taxi e Daniela per tornare a casa. Beh? Hai presente Marco Berri? Beh? Siamo saliti su un taxi e praticamente c'era lui. Ma c'è là Marco Berri? Sì, veramente, Leana. Ci sta qua. Serio? Ileana, veramente! Ciao Ileana! Non mi fa sbagliare. Non mi fa sbagliare, Ileana. Va bene. Allora, qual è quella cosa che si alza 4 volte al giorno? Qual è quella cosa che si alza 4 volte al giorno? Sì. Ma non te ne aiuta? L'aiuto sei tu. L'aiuto sono io. Che bella responsabilità. Non lo so, mi dispiace. 4, 3, buttati. Dai, 2. Dinne una. 1. La gamba. La gamba. La gamba. La gamba. Ciao Ileana, un bacio grande. Ciao Marco, ciao. Devi rispondere. La pressione. La pressione. Io penso un po' di più. È sbagliato, ragazzi. Sapete cosa si alza 4 volte al giorno? Maria. Voi siete arrivati ad un totale di 180 euro, okay? Ma siete a due errori. Io ho ancora 2 km e 200 metri da fare. Al terzo errore perdereste tutto, sono obbligato a fermarmi e cacciarvi dal taxi. Io vi do la possibilità di recuperare un errore superando una prova fisica. Allora, attenzione, la prova è questa. Io adesso vi consegno questa mela. Ok. Voi scendete, d'accordo? Vi mettete davanti a quei signori, mangiate questa mela come si usava una volta nelle feste, okay? Una da una parte e una dall'altra, senza mani, e dovete riuscire per lo spettacolo che gli avete fatto a farvi dare almeno una moneta. Vai! Ok. Okay. Mica scappi con la borsa. No, vai via. Come andai? Non c'aveva la linea! Non c'è una linea! Grandi ragazzi! Errore recuperato! 180 euro, ripartiamo, vai. Abbiamo ancora 2 km e 200 metri da fare. La prossima domanda, ciao ragazzi, è questa. Su quale terreno hanno camminato soltanto 12 americani in tutto? Che domanda è? Eppure tenendovi per mano così, chissà quante volte ci avete pensato, mannaggia. Ma se chiediamo l'aiuto? Se chiediamo l'aiuto. Avete l'aiuto? Abbiamo qua, c'è il barista e un gruppo di persone. Dai, vai. Vabbè, andiamo e chiediamo. Attenzione, scendete di là che ci sono le mani. Sì, no. Andiamo lì a bar, aspetta. Andiamo là. Allora. Sapere,
un posto, un luogo dove hanno camminato solo soltanto 12 americani. La luna? Un luogo dove solo 12 americani hanno messo piede. Potrebbe essere anche un film, per esempio. No. Che mi viene in mente a me niente, però. Come si chiama? Piccoli 12 indiani dovrebbe essere un film, però. Allora, nessuno ci ha dato una risposta decente. Che risposta avete raccolto? Allora 12, cintura intanto. 12 piccoli indiani. Era un film. Qual è il film? Qual è il terreno? Il terreno. Vabbè, poteva essere girato. Hanno detto la luna. Tutto. La luna. Ho detto la luna, però io a me me ne sono state 3. 5. 4. 3. 2. 1. Diciamo la luna. La luna, ma che ne so, dici? Non mi viene in mente niente. Vabbè, la luna. La luna. Purtroppo l'avete detto, ragazzi. L'abbiamo detto oggi. Bisogna mai ascoltare le femmine. È giusto! Oh, 12! Quindi abbiamo vinto! Sì! Grande signore! Siete a 230 euro. Ci avevo proprio pensato a sta cosa. Manca un chilometro e 200 metri. Ok. Siete a un solo errore. Non avete più aiuti. La prossima domanda vale ancora 50 euro. Ok. Berlusconi lo ha lungo. Fini lo ha corto. Il Papa lo ha, ma non lo usa. Il fidanzato lo promette. Che cos'è? 3. 2. 1. L'abito, il vestito. L'abito, il vestito. Perché il Papa ha deciso. Beh, non ha un vero e proprio vestito. È sbagliato. No. Ma Fini ce l'ha corto il vestito. Ma infatti io quello dicevo. No, è alto e lungo. Senti, ti va bene solo esclusivamente perché siamo arrivati. Okay. Era il cognome. Perché Berlusconi, Fini, il Papa non lo usa, che non usa il Papa Ratzinger, e il fidanzato lo promette. Ragazzi, vabbè, dai, è andata. Siamo stati bravi. Siete stati molto bravi. Perché con le risposte che mi avete dato fino adesso, siete arrivati a... Ieri ho acquistato la lavatrice. 230 euro. Ma vivete insieme? Tra un po' ne ho. Ah, che bello. Allora questi 230 funzionano. Certo che funziona. Questi sono posti. Okay. Eccoli qua. Grazie. Che piacere. Staccate con le cinture perché se scegliete di scendere adesso, sì, questi 230 sono vostri. Mm. Oppure? Se no. Aspetta. Oppure me le restituite. Però? Decidete di restituirmeli. Mm-hmm. Una volta che me le restituite li avete persi. Io vi faccio ancora una domanda. Se rispondete a quella domanda, scendete da questo taxi con 1.000 euro. Senza aiuto. Siete voi due contro la mia domanda. Un attimo, quanto ci ricapita? Dai, siamo un gioco, tanto siamo saliti con niente. Non va a meno. Quindi pagate per la domanda. Sì. Sì. Sono 5 piccole cose di uso quotidiano. E le trovi tutte quante in un campo da tennis. Cosa sono? La rete. E la usi quotidianamente per fare cose. E ci dormi. 5 piccole cose. 5 piccole cose. 5 piccole cose. Nel un campo da tennis. Potrebbe essere un gioco di parole, campo da tennis. Ragiona ad alta voce. Sto cercando di anagrammare un campo da tennis, o campo da tennis, è l'unica cosa che mi viene in mente. 5 pic potrebbe essere anche delle lettere, campo da tennis, no. 5, 4, 3, 2, mi viene niente. 1, ci avevi ragionato, eri lì. Mannaggia, io lo sapevo. A prendere quelle 5 piccole cose. Era un anagramma. Purtroppo devo dartela sbagliata. Un campo da tennis. Contiene tutte le 5 piccole cose di uso quotidiano. Un campo da tennis. No. Le 5 vocali, ragazzi.
ragazzi, Danilo. Ragazzi, è stato proprio un piacere grandissimo. Anche per me. Questa è la regola del gioco. Avete giocato, ci siete arrivati proprio lì. E poi hai smesso di ragionare in quel senso. Questo è il bacino, c'è. Ma che meraviglia, ma sì, è bellissimo. Ragazzi, tanti tanti auguri, mi raccomando. Grazie. Questa è la regola di Cash Taxi. Si sale sul taxi giusto, si risponde alle domande e alla fine si rischia. Ciao. E quando rischi puoi vincere e scendere 1.000 euro. Ma che sfida! Vabbè, ho capito. Andiamo a sfidare. Completamente in ritardo. Salve. Buonasera. Buonasera. Salve. Dove andate? Ponte Milvio. Sì. Ti aspetta. Ci siamo? Sì. Io sono qui. Calma. Così no. Su Cash Taxi. Questo è l'unico taxi che non pagate assolutamente niente. Bene, ci piace. Ma è anche un quiz. Vi porto a destinazione gratuita e da qua a Ponte Milvio vi faccio delle domande come in un quiz. Ogni risposta esatta accumulate del denaro. Dai, quel denaro io ve lo pago cash una volta arrivati. Oh. Se accettate il cinturone di sicurezza si parte. Ok, andiamo. Ma se sbagliamo ci lasciamo la strada? Allora, se sbagliate tre volte perdete tutto ciò che avete accumulato fino a quel e momento. Dobbiamo anche dare dei soldi. Io no, io mi fermo e mi caccio dal tasso. No! Perfetto. Vi andiamo. Chiamate Marta. Marta. Martina. Beatrice. Ah, pensavo Martina. Marta, Martina. Marta, Martina e Beatrice. Andiamo. Se parte. Il quiz è partito. Vi do 20 euro se mi dite quale santo si festeggia 12 giorni prima del 26 febbraio. Del 26 febbraio? Aspetta, San Valentino! San Valentino! La prima risposta, hai visto? Facilissima. Allora, visto che abbiamo parlato d'amore, continuiamo a parlare d'amore. Ok. La so. Quella che non... La so. Di quale eroe si innamorò la regina cartaginese Didone? Ah, Cosetto! Didone! Ulisse! Vi dico una cosa, avete due aiuti. Un aiuto e l'aiuto dei passanti. No! Se voi... Ad esempio, qui c'è gente, potete entrare, no, scendere, oppure okay. L'aiuto della telefonata. Ah, no, questo no, cellulare. Ok. Didone. No, Ulisse. La regina che no, Enea. Madonna. Enea. Hanno le idee chiare. Cioè, proprio è limpida, come l'acqua minerale, che è proprio l'acqua più pura che ha. Aspetta, ragioniamo un attimo. 5, 4. Secondo me Enea. Avevate detto Ulisse. Mai fatto sentire insicura. Ce l'avevate lì. Ma perché ci avete ancora perso? Perché mi avete fatto sentire insicura. Quindi abbiamo finito il gioco? Scendiamo. Il terzo errore scende. Ah, allora. Ma questo non è un errore. È giusto! Grande Martolina. Questa risposta avete aumentato, siete arrivati a 20 euro. Bene. No, 40. Grazie alla tesoriera. 40 euro. Anzi, la ragioniera volevo vedere se la ragioniera ha ragione. Su Enea me ne prendo, accusi 40. Prossima domanda da 20 euro. Quale alfabeto utilizza esclusivamente punti e linee? Lo so, l'alfabeto Morse. È giusto, l'alfabeto Morse. Grande, quando mai 7 chilometri e mezzo sono arrivata a 60 euro. La tesoriera è d'accordo. Cosa fate? Si sono caricate? Io lavoro in un ristorante. Come cose, come cameriere, sala, come cuoca. Sì, in sala. E tu invece? Io sono psichiatra. Ah, psichiatra. È per quello che vai in giro con l'uomo. Esatto.
ho capito, le controlli. E tu Marta? Io traduttrice. Ah, da che lingua? Dall'inglese. Inglese, ho capito. Allora, va bene, la prossima domanda vale sempre 20 euro. Qual è lo strumento musicale in cui eccelse Chopin? Ragionate tra di voi. Pianoforte. Assolutamente. Quindi. Vabbè, dai, vamo col pianoforte. Pianoforte. E pianoforte? Pianoforte. La risposta esatta. Vedi, 80 euro. Io c'ho il cuore. Gli aiuti sono intatti. Telefonata e passante. Pubblico. Ultima domanda da 20 euro. Sempre sull'amore. Comunque Chopin è un musicista che dell'amore ne ha fatta la propria essenza, no? Sì. E ha in comune, attenzione, una cosa romanticissima con Jim Morrison. Ah. Sono sepolti nello stesso cimitero. Ah, e che sarà? Aspetta. Di quale città europea? Parigi. A Parigi, sei sicura? Sì. Non è Londra. No, Parigi. Parigi? Parigi? Ah, sì. Sì, sì, sì. Sì. Parigi. Noi ci fidiamo ciecamente. Dai, Parigi. Perché Parigi? Perché il Per Lachaise, come cavolo si chiama? Per Lachaise, esatto! Grande, Marta! Sull'amore, guarda. 100 euro esatti. Mamma mia. Le prossime 5 domande aumentano leggermente di difficoltà, ma ogni risposta esatta vale 50 euro. Manca 5 km e 900 metri. Che è un sacco di chilometri. È un sacco di chilometri. Io sono obbligato a far domande fino all'arrivo. Come viene definito un ammasso di miliardi di stelle? Galassia. Costellazione. Costellazione. No, galassia. Aspetta, a me piace più galassia. Galassia. A me piace più galassia. Abbiamo altre possibilità. Una nebulosa, che vuoi fare? La galassia è un universo. No? Ma sì, che cos'è la nebulosa? È un insieme di stelle da casino tante delle stelle. Però. Sì. 5. Nebulosa. Nebulosa, mi fido. 3. Sì. Io. 2. Nebulosa. Sì. 1. Nebulosa. Veriga la galassia. Ma perché uno non crede nelle proprie intuizioni? Vedi che era galassia. È sbagliato, nebulosa. Era galassia. Era galassia. Ma sì, che era galassia. Era galassia. La spidina. Allora facciamo una domanda alla ragioniera. Pescando a caso in un mazzo di 52 carte, quante probabilità su 100 ho di prendere una carta di cuori? Quindi quante possibilità 52? No, su 100. No, su 100. Sì, però se pensi su 52, ah, 13 di 52 è un quarto. Quindi c'hai il 25%. E la risposta è esatto. Vai ragazze! Dai, ci si avvicina alla vacanza, sì, o ci si avvicina? Qui non ci puoi lasciare. Allora, manca 4 km e 200 metri. Siete a 150 euro. Prossimi 50 euro. È la domanda è questa. Okay. In quale parte del corpo si trovano le due ossa parietali? Cranio. No, capoccia. Sono ossa craniche. Sono sacrani. Dai. Che studio avete fatto? Io? Sì. Medicina. Pensa se avete sbagliato. No. No, allora è giù. È servito a qualche domanda. Anni. Studio. Libri. Che t'ho pagato a fare? 200 euro. Altra domanda da 50 euro. Qual è la seconda nazione più grande del mondo? O l'India o la Cina? Vi ricordo che avete sempre due aiuti. Secondo me è il Canada. Seconda? Canada. Va bene. Vai. Russia. E poi la seconda è il Canada. E poi la Cina. Allora attenzione. Il totale che avete accumulato fino a questo momento. Molto risentimento comunque. 250 euro. Okay. Prossima domanda, altri 50 euro. Ok. È molto risentimento. La domanda è questa. Siamo su un taxi. Vi siete mai chiesti qual è l'origine della parola taxi? Non l'avevo considerato.
su un taxi. Vi siete mai chiesti qual è l'origine della parola taxi? Ci dormo la notte. Allora, ci sono tante possibili origini, ma una è legata all'etimologia greca. Allora, Gesù, dal greco... Io il classico ho. E secondo me, tipo, è portare. È un verbo. Ah, sì. Portare, condurre. Condurre, sì. Cinque. Che cos'è? Vabbè, dal greco, dal verbo... Dalla voce del verbo... Due. Uno, quindi... Taxo, portare, condurre. Portare, condurre. Secondo me ci ha azzeccato. Mazza, oh, l'intuizione femminile. Che sia... Sbagliato. Cos'era? Sapete cos'è? Tacus? No, io ripeto che non... Tacus, in greco che vuol dire? No. Veloce. Ah, ma proprio lontane, tachimetro, taxi, tacus, e da tacus, velocità. Vabbè, ragazzi, non è sei arricchito, però. Allora, siete a 250 euro. Fiere di essere. E siete a due errori. Ok. Il terzo errore manca un chilometro e 200 metri. Buttate vuol dire che perdereste tutto ciò che avete accumulato fino a questo momento. Io mi fermo e vi caccio dal taxi. Vabbè. A meno che non superate la prova per recuperare un errore. Ok? Va bene. La prova è questa. Beatrice a Martina. Martina a Marta. Marta a Beatrice. Vi dovete scambiare il reggiseno cantando il triangolo no. Sì! Vai, ho fatto, io ho fatto la seconda volta, tipo. Allora, con questa prova avete recuperato un errore. Bravo, Andy. Ok. E io devo comunque fare, quando siete a un errore, la domanda, la prima domanda da 100 euro. Ok. Vai. Come si chiama un angolo che è la metà del quadruplo di un angolo retto? Allora, aspetta. L'angolo retto è 90 gradi. Così il quadruplo, che è la metà del quadruplo. Sì, il quadruplo di 90 è 360. Gradi è 160, no, e la metà è 180. Si intanto siamo arrivati. Piatto. Vi dico solo questo, piatto. Eravate a 250. Io comunque, questa piatto, vale 100 euro. Siete comunque a un errore, al massimo se sbagliate restate a 250, okay. O salite a 3,50. Quindi? Piatto. 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 Oddio, non esiste l'angolo piatto. Esiste? No, sì. Sì. No, è di 180 gradi. Piatto. Esatto! 350 euro. E adesso Riera riceve. Oh, brava! Vicina! Questi 350 euro, se mi salutate e scendete qui, sono vostri. Ok. Intanto affetto. Ma io vi devo dare un'altra possibilità. Se mi restituite i 350 euro, siete a zero. Non avete un centesimo. Avete perso tutto. Ok. Ma questo restituirmi i 350 euro vuol dire che volete ascoltare un'altra domanda. A quel punto io ve la formulo. E se rispondete a quella domanda, scendete di qui con 1000 euro. 350 sono buone adesso. Okay. Sono vostre. Ma rischiamo. Io rischierei. Io pure. Tu no. No, è una democrazia. Dai, lui è proprio lesto. Super, sì, guarda. Sempre così. Salutali. Sono andati. Queste 1000 euro. Questi 1000 euro sono vostri. Se mi dite. Tu ti chiami Beatrice per quale motivo? Perché i miei genitori amavano questo nome. La figura storica che si dice essere
dietro il personaggio dantesco di Beatrice, sì, si chiamava Beatrice Portinari. Meno male che ce l'hai detto. Il cui soprannome di quattro lettere era... Io vi giuro che lo sapevo. Ma io non l'ho mai saputo. Io lo sapevo. No, lo so. Bice. Senti, a sto punto. No, Fabrice. Io non lo so, io non lo so. Avevo letto un libro di sulle che si chiama Le Beatrici e che c'era una poesia. Cioè, quindi non c'entra niente con Beatrice. Però probabilmente no, è un soprannome. Era una cosa semplice come Beatrice. Tanto non è che c'era niente altro. Quattro lettere, Beatrice Portinari. Bice. Bepo. Vabbè, dai, io non pigio, che ci fai? No, ma sì. 5, 4. Non c'abbiamo alternativa. Bice. La sfiga è che lei ha letto un libro dove c'è scritto, dove c'è citata, e si sperava che ti venisse in mente, insomma. E poi alla fine lei ha sparato Bice e lì vi siete fermate. Eh sì, ma perché non c'è, sapendo... Comunque sono 1000 euro. Da parte mia, complimenti, siete state simpatiche, divertenti, carine. E purtroppo Bice è la risposta... Scendo da questo taxi con Mille e con i reggiseni le altre. Ciao, grazie. Si sono giocate 350 euro, hanno rischiato tutto, hanno ascoltato la domanda, hanno risposto e sono scese con 1000 euro di cash taxi. Come ti è venuto? Bice, è il mio nome, cioè.